chiama Parli Parli, è il nuovo singolo di Car Brave con il featuring di Elodie. Alle 16:04 minuti nel nostro collettivo Z Radio Z diamo il benvenuto in collegamento Zoom a Car Brave. Ciao ragazzi, come stai? Ciao, tutto benvenuto bene. Come stai, Carl? Grazie mille. Bene. Sei nella tua Roma. Nella tua Roma? No, in realtà no, sono a Milano. Carlo, in che zona? Che dopo ci andiamo a prendere un caffè. È arrivato. In zona siamo? Porta Romana. Bello, Porta Romana. Beh, dove bello, poteva bello. Essere se non in Porta Romana, no, voglio è dire. È vero, in effetti è vero. Sì, comunque, ci avevo pensato. Come va col Fry? Perché noi da quando ti abbiamo intervistato al telefono facciamo sempre... Ciao. Bene, molto bene. Una birra per due, tre. Ricordiamo che non è una cosa volgare, ma è una roba per scaldare le corde vocali, no, Carl? Bravissimo, per massaggiare le corde vocali. Ma tu lo fai ogni tanto anche in doccia, amore? Passami il bagnoschiuma. Senti, dai, allora, contentissimi, finalmente è uscito Coraggio, il tuo nuovo album, dopo solamente 2 anni, devo dire, di distanza dal fortunatissimo ultimo album Naughty Brave, che tra l'altro è doppio disco di platino, quindi congratulazioni e complimenti. Grazie. Senti, partirei da una curiosità: è vero che la cover, la copertina, ritrae il busto del nonno, il signor Coraggio? Assolutamente, Carlo Luigi Coraggio, il nonno col nome mio, padre di mio padre, ammiraglio della Marina, e ho questo busto da tutta la vita in sala da pranzo e ho voluto usarlo e omaggiare certo. Mio nonno. Ma cosa ha rappresentato per te il nonno? Che cosa ti ha insegnato? Cosa ti ha lasciato? Beh, il nonno è uno quadrato, io in realtà non l'ho mai conosciuto, quindi so solo le storie che mi hanno detto i miei. Era uno quadrato, uno che lavorava, che andava giù forte. Allenamento, quadra. Rimaniamo invece sul titolo, Coraggio, è solo il tuo cognome oppure sta a significare anche qualcos'altro? Perché di questi tempi ci vuole anche un po' di coraggio. Esatto. No, in realtà Coraggio è inteso musicalmente, il coraggio un po' di spaziare tra tanti generi diversi, tra pop, rap, anche trap, techno, in questo disco c'è un po' tutto, diciamo che segue tutto il mio filo conduttore, che è il mio stile di sound. È vero, tra l'altro disco maturo che poi Car ci racconterà, anche perché sarà con noi fino alle 16:30, entreremo nel dettaglio, disco che ha anche lo ha portato in giro per il mondo. Intanto. Regina Coeli, Car Brave, Radio Z. Ciao anche noi a con Car Brave, che è venuto a trovarci in collegamento Zoom Radio Z in collettivo Z fino alle 16:30. Intanto abbiamo ritrovato Regina Coeli, che esce da Coraggio, il nuovo album di Carl. Abbiamo notato la tua bellissima cover del telefono, Carl. Ce la fai vedere? È rosa. Alzala un po', falla vedere. Ma non ce l'ho più, me l'hanno presa. Te l'hanno presa. Era molto prettica, molto sweetie, complimenti. Allora Carl, stavamo parlando di Coraggio, che dicevamo ti ha visto protagonista in giro per il mondo, perché da quello che abbiamo letto tu in qualche modo sei stato in Europa prima naturalmente del lockdown, no? E è vero che hai affittato delle case per un mese giusto per conoscere anche quelli che sono gli stili musicali, ad esempio a Miami, a Malaga e così? Verissimo. Miami, Malaga, Sicilia, e poi ho sfruttato diciamo il tour europeo per prendere un po' di odori qua e là, diciamo, di sapori, di sound. Poi anche durante il lockdown, perché comunque il disco, diciamo, l'hai chiuso lì, anche quel momento di solitudine ti ha dato qualcosa. Mi ha dato tanto, ho avuto una bella botta di ispirazione durante il lockdown e ho scritto un sacco di pezzi, ho scritto Mandovai, Le Guardie, Gemapel, ho riguardato tutto, ho rimodificato tutto, perché chiaramente c'è stato lo shock un po' per tutti, ho dovuto ritoccare un po' le comunque cose. Tra le tante canzoni abbiamo apprezzato anche il tuo nuovo singolo con Elodie, che si chiama Parli Parli. La domanda è d'obbligo: quante volte hai detto a un tuo amico o un tuo conoscente ma questo parla ma poi non conclude niente? Beh, sempre, penso che l'hanno detto anche di me, quindi. Ti dà fastidio questa cosa, Carl? La ritrovi magari nella cerchia delle tue conoscenze? Beh sì, la ritrovi un po' nel romano, in realtà. Nel romano classico comunque. Ti ferisce di più nelle amicizie, in amore o magari anche nel lavoro? Ma non mi ferisce, perché sono abbastanza abituato. Chi fa da sé fa per tre alla fine. Senti, ma come hai scelto Elodie, Carl?
Beh, Elodie, diciamo, a parte ci siamo conosciuti al forum di Milano di Assago, al concerto di Gue Pequeno, avevamo deciso già di collaborare, abbiamo fatto amicizia, e poi c'avevo questo pezzo che era un pezzo tra il classico e il moderno. Sì, vero. E lei era proprio, era lei, era suo, era lei. Un pezzo un po' Mina Style. Anche sonorità un po' perfetto. 80s, sonorità 80s. Sì. Poi c'è anche il video da approfondire, no, raga, il video molto è bellissimo. Con la ciclette, esatto. E vi chiamate. Esatto. Io voglio essere la ciclette nel prossimo video, Carla, te no, la mia però. Di Elodie, mi auguro. No, non quella di Carla, quella di Elodie, ovviamente. Eccala, Car Brave, Radio Z. Eccala, Car Brave, nel nostro collettivo Z di mercoledì, 16:16 minuti a Radio Z c'è Carl. Stiamo spulciando il suo nuovo album Coraggio, uscito da poco. Stavamo notando, magari una nostra sensazione, Carla, che anche questo brano, no, è molto suonato. Ci sono diversi strumenti. Sì, sì, assolutamente. Sei, è vero che è così. Poi tu sei produttore, diciamo, ti piace sì. Anche. Poi tu sei bravissimo col testo, no? Con il tuo modo di lavorare. Grazie. Dal punto di vista delle parole, che è unico e hai stravolto poi anche da questo punto di vista la musica italiana. Però la melodia è più suonata in questo disco. Assolutamente, ma io voglio essere ricordato prima come produttore piuttosto che come cantante. Io parto per prima da produttore, questo è tutto un disco suonato comunque dai musicisti. Certo, certo. Per me l'importante è fare musica suonata. Ma tu ti sei occupato solo della produzione o anche del mixing finale, visto che sappiamo che tu hai fatto la SAI, giusto? Sì, sì. No, pure del mix. Sai ah, pure del mix. Allora, a Milano ce ne sono due. Io ho fatto la NAM e poi c'è la SAI, che è l'altra scuola molto importante, grande. Di produttore, di tecnici audio. E quindi Carla è molto brava a fare anche questo. Senti, Carla, torniamo a Parli Parli, no? Accennavamo del video diretto da Fabrizio Conte. Insomma, c'è questa. Sei tu che poi alla fine chiami la tua lei e gli parli del calcio, del pallone, no? E lei. Ma parto col pippone. Fai il pippone. Ma tu sei così nella vita. Beh, in realtà no, perché c'è qualche pippone, lo posso tirare, però non sono tifoso di calcio, quindi sicuramente non li faccio. Sono un cestista, però non funzionava nel video, no, con basket. Certo. C'è cestista perché sei alto quanto, Carlo? Altissimo, Carlo. 1,95. Mamma 1,95. Lo annaffiano. Prestaci dei centimetri, perché qua la situazione è grave. Senti, Carl, ma l'idea del riportare un po' di 80s, di anni 80 nel video, di chi è stata? C'è anche lo zampino tuo e di Elodie? Certo, certo. Mm. Sì, sì, abbiamo lavorato tutti insieme a Fabrizio. Insomma, è una roba tutti insieme. A me ha colpito molto i bigodini di Elodie, che non li vedevo ragazzi, da mia nonna, bellissimi. La cotonatura, il casco, pettinature anni 80. Bene, un momento revival stupendo. Allora adesso è il momento di riascoltare Spigoli con la collaborazione tra Car Brave, Mara Satè e Da Supreme, che già ha spaccato un sacco di milioni di stream. E tra poco abbiamo tante cose da chiedere anche del nuovo album Coraggio qui a Car Brave, nel nostro collettivo Z di mercoledì. Spigoli. Car Brave con Mara Satè Da Supreme, 16:22 a Radio Z c'è Carl con noi. Allora Carl, facciamo le cose fatte bene. Coraggio con diverse collaborazioni, abbiamo detto Elodie, poi Gue Pequeno, Ketama 126, Taxi B, Mara Satè Da Supreme e Pretty Solero. Alcune sono vere e proprie amicizie, vero Carl? Sì, assolutamente, assolutamente. Penso. Beh, diciamo che tutte sono amicizie. Sì, però magari con le vere amicizie, Solero, siete cresciuti anche insieme, no? Fratellanza, che bello questo termine, c'è fratellanza. Tra l'altro poi ti chiederemo, anzi te lo chiedo subito, qual è il brano che è piaciuto più agli addetti ai lavori, in 20 secondi? Dipende, dipende. Mi hanno detto Shanghai, pure Gemelli. Tanti sono piaciuti. Diversi. Ho tanti feedback diversi. Certo. Allora, Car Brave con noi a Radio Z nel nostro mercoledì. Tra poco stai lì, non scappare, perché abbiamo pensato un game che ci riporterà nella Roma capitale meravigliosa. State qui. Radio Z, generazione futuro. Eccolo il Fry 3, quanto ci piace. 4. E poi Car Brave, 16:29 Radio Z, nel nostro collettivo Z c'è Carl. Stiamo conoscendo meglio i brani del nuovo album Coraggio, ma è anche il momento di giocare a un game che si chiama Daje. Daje, Carl. Daje, perfetto. Senti, è tuo, piccole domande su, insomma, modi di dire, modi di fare che si usano a Roma. Prima domanda. Quando è stata l'ultima volta che hai detto stop e l'aria?
sto per l'aria, penso l'ultimo weekend. L'ultimo weekend, però spieghiamo agli amici che ci ascoltano da anche altre parti cosa significa. Beh, vuol dire sto ubriaco, diciamo. Ecco, l'ultimo weekend. Beh. Quando è stata, Carla, l'ultima volta che hai detto sta grigia è proprio buona? Sta grigia è difficilissimo trovare una grigia buona. Comunque io la faccio bene, quindi a casa mia adesso, sta settimana, ma sono fatta bene. Andiamo tutti, tutti a casa di Carla. La grigia. Quando è stata l'ultima volta che hai indossato un paio di cioce? Paio di cioce? Oggi. Vedi. Oggi in albergo qua a Milano. Quando è stata, cara, l'ultima volta che hai attaccato il lucchetto a Ponte Milvio? Moccia! Mai attaccato. Ma porta, scusate, noi da milanesi, domanda a un romano doc, porta un po' sfiga attaccare sto lucchetto? Ma perché? No. Mega sfiga. Mega sfiga. Ma veramente? Non lo fate. Certo, non lo fate. Ma veramente porta sfiga, Carla, davvero? Certo. Non lo sapevamo. Quando è stata l'ultima volta che hai girato la tua Roma, ma come tu turista? Mai. Quando è stata l'ultima volta che hai sbroccato, Carl? Che ho sbroccato? Ma penso questa settimana ho sbroccato. Un paio di volte. Quando è stata l'ultima volta che hai alzato un bilanciere in palestra? Ti vediamo che sei fisicato, Carl. Ce l'ho a casa. Ah sì? Vedi che si fa i workout. Alleno. Dai, l'ultima! Quando è stata l'ultima volta che ti sei sentito un boro? Ma cosa vuol dire? Adesso, forse. Cosa vuol boro dire? È un po'. Uno coatto, no? Che sei di Milano. Ah sì, vabbè. Uno coatto, ha un tamarro, un tamarro. Ecco, beh, noi abbiamo tamarro a Milano, no? Sì, Roma, noi abbiamo tamarro. Roma, boro. Va bene, grazie, caro. Adesso rimani con noi perché ritroviamo Mercy, car breve, qui a Radio Z, in collettivo Z, il nostro mercoledì. Ma niente, alla fine a questi gratta e vince, a questi turista per sempre non si vince mai. Uno cerca la doppia combo, no? Perché sono due i simbolini, ma alla fine non si è mai, non si eredita mai 6.000 euro e una vacanza. E poi quindi vorremmo capire anche da Carla dove ha pagato 5 euro l'acqua. In aeroporto. Ma pure a Piazza Navona, vai a Piazza Navona. Merci, car brave. Senti, car, prima di salutarci c'è una domanda che ci arriva da parte di un tuo fan sul nostro profilo Radio Z Off, Lari.Manzoni, ti chiede com'è nata la collaborazione con Taxi B. Tra l'altro si chiama Le Guardie, il vostro brano che è incluso in Coraggio, il tuo nuovo album, che affronta il tema della violenza, quella violenza che spesso capita poi nelle città come Roma, Milano, Torino, no? Lo stiamo vedendo in questi giorni, la notte. Come ti sei sentito ad affrontare questo tema, Carl? Beh, è una tematica importante, una tematica volevo far vedere, comunque far capire a tutti che queste sono cose che succedono ogni giorno e non è solo una tantum, e bisogna comunque trovare soluzioni, educare anche i ragazzi, magari anche a scuola, a queste situazioni molto particolari. Beh, è importante, chiaramente, è importante anche parlarne attraverso la tua musica, scusa se ti ho interrotto. Esatto. No, figurati. Sì, assolutamente sì, parlarne poi realmente per com'è, quindi crudo e squallido. Certo. Stellin.Carolina invece ti chiede, sempre per quanto riguarda le domande ai tuoi fan che ci hanno scritto su Radio Z Off, collabo che vorresti fare con un cantante del tuo stesso genere e che ancora non hai potuto fare. Beh, ci stanno un po', mi piacerebbe il Cremonini. Vabbè, mancherebbe. È un messaggio, Cesarone, che gli lanciamo. Cesarone. Cesarone. E invece con Gue Pequeno come ti sei trovato, Carl? Benissimo, lui è un king, top, è un bomber. Player, bomber vero. Ci si chiedeva invece nel fuori onda, visto che tu sei un romano doc, qual è quella zona di Roma quando sei un po' arrabbiato, anche un po' triste, dove vai, ti rilassi, fai una passeggiata, ti isoli là? Beh, ovunque, comunque Isola Tiberina a Trastevere, dove sono pure nato, dove c'è l'ospedale, puoi stare là sotto nel Lungotevere, vai tranquillo, stai da solo. Certo. Senti Carla, allora noi ti facciamo un grande in bocca al lupo per Coraggio, il tuo nuovo album, grazie per essere stato da noi a Radio Z. Aspettiamo qui. Prima di salutarci, ci fai 2 secondi il fry, per favore? Sì, allora volevo. Anzi, fai una cosa, Carla. Annuncia il brano che sta arrivando con Max Gazzè. Vai, che si chiama Posso. Col Fry. Vai. Allora, adesso c'è Posso, Car Breve e Max Gazzè. Ciao, Carl. Ciao. Ciao, grazie. Grazie a te. Ciao, ragazzi. Carl.